voluto raccontare un'infinitesimale parte della nostra immensa tradizione culturale, che è quella della canzone. I ragazzi purtroppo sentono poco la musica napoletana tradizionale. Questo è sbagliato, perché non gliela si deve raccontare come qualcosa di antico, ma come è la vera poesia, come qualcosa di permanente. Io ho provato a fare qualcosa, a giudicare dall'attenzione che mi sembrava di avere, credo che la colpa sia di chi non glielo racconta. I ragazzi del Genovesi a lezione di musica classica napoletana, con dei professori d'eccezione, lo scrittore Maurizio De Giovanni e il quartetto del sassofonista Marco Zurzolo, nell'ambito delle attività di F2 Cultura, il programma culturale della Federico II. Un'esperienza formativa per i ragazzi, divertente e anche emozionante, come dice ai nostri microfoni il preside del liceo Vittorio delle Donne. Ho visto gli studenti commossi per questa esperienza e immagino che in questo modo siamo riusciti a creare un cortocircuito perfetto. Da questo insolito palcoscenico il presidente del Premio Napoli, De Giovanni, lancia anche una proposta. Io vorrei che fosse intitolata una strada di questa città al poeta Vincenzo Russo. Non esiste nulla intitolato a lui, è molto giovanissimo, ma è autore di canzoni straordinarie come Torna Maggio, Ed vorrei avasà, Maria Marì. Non credo sia giusto dimenticarlo e non credo sia giusto che a dimenticarlo sia la sua città.